credo che 5 anni di lavoro non siano pochi, 5 anni che ci hanno bene o male contraddistinto, hanno cambiato il volto della nostra città, credo in meglio. Ce l'abbiamo messa tutta, nella parte civica, ovvero quella che rappresentiamo io e Marcello Comanducci, è quella che sicuramente ha fatto la differenza. E buttare tutta l'aria un po' mi dispiace. È con questo video pubblicato sulla sua pagina Facebook e sul gruppo da lui stesso creato Sei di Arezzo se ami Arezzo che il vice sindaco uscente Gianfrancesco Gamurrini annuncia ufficialmente la sua ricandidatura con una lista civica, così come accadde nel 2015. La forza politica più votata nel centrodestra, e quindi mi sento anche un po' la responsabilità di continuare a portare avanti questo progetto. Quindi metterò in piedi una nuova lista civica. E a tutti quelli che pensavano ad una corsa solitaria che dividesse le strade con Alessandro Ghinelli, Gamurrini risponde così. E quindi rompo gli indugi. Faremo questa lista civica, farò questa lista civica e il mio candidato sarà Alessandro Ghinelli. Quindi vedremo cosa decideranno anche gli altri attori del centrodestra. Ma credo che questa importante avventura vada proseguita. Alessandro Ghinelli è una persona per bene e su questo non ho dubbi. Nonostante i 2 terremoti giudiziari che hanno investito esponenti di spicco dell'attuale maggioranza in città, il sindaco in particolare per quello che riguarda l'inchiesta Coingas, Gamurrini ripone la sua piena fiducia in Alessandro Ghinelli e gli chiede però maggiore impegno e presenza in città. Dovrà sicuramente tenere in considerazione di più le persone che sono con lui non da 5 anni ma da qualche anno prima, che non hanno secondi fini in ciò che gli dicono, che gli danno consigli per il suo bene, per il bene della città. E quindi Alessandro, preparati che saranno 3-4 mesi duri, lunghi, pesanti, dovrei essere un po' più presente, questo te lo chiedo, e via. Proseguiamo questa avventura e spero che ci stiate vicini, spero che ci confermerete il vostro consenso e vi ringrazio perché in questi mesi sono arrivati veramente tantissimi attestati di stima, anche qualche infamata, ma quella è più semplice, più facile che arrivi, è molto più immediato offendere spesso senza contenuti rispetto a ringraziare o a fare complimenti o anche a rappresentare semplicemente una parola gentile. Comunque vi ringrazio tutti e ci vediamo in pista. Chi vorrà essere con me, mi contattate. Abbiamo una lista aperta a tutte le persone che hanno voglia di lavorare per Arezzo.